Ciao a tutti, eccomi qua con una nuova videoricetta. In questo video farò la prima accensione del nuovo bimby TM5. Allora, prima di tutto vado ad inserire la spina e andiamo ad azionare il bimby cliccando su questo pulsante e aspettiamo che la schermata si accenda. Allora, ecco qua, vi faccio vedere la schermata del bimby più da vicino. Allora, come prima ricetta per andare ad utilizzare il bimby, vado a realizzare la crema bimby, che è una delle tante ricette che mi è stata consigliata, che è molto molto semplice e veloce da preparare. E mi è stato anche consigliato di andare ad utilizzare la ricetta guidata che troviamo nel bimby. Allora, iniziamo subito. Allora, clicchiamo su menu. Tutte le ricette, le mie ricette con bimby, dalla A alla Z, clicchiamo qui a questa freccina, andiamo sulla C e andiamo a trovare crema bimby. Eccola qua, clicchiamo, qui sotto scorrendo troviamo gli ingredienti, la preparazione e le varianti che possiamo applicare. Andiamo qui su Inizia, troviamo tutti gli ingredienti, precisamente 100 g di zucchero, mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia o un cucchiaino, scusate, o un cucchiaino di zucchero vanigliato o un pezzo di scorza di limone. Poi 40 g di farina, 500 g di latte e 2 uova. Poi, se volete, potete fare anche la crema al cioccolato andando ad aggiungere 25 g di cacao amaro in polvere. Allora, una volta che vi ho detto tutti gli ingredienti, vado a iniziare la preparazione della mia crema. Ovviamente mi sono un po' allontanata, però io andrò a leggere tutti i passaggi che mi verranno detti di fare dal bimby. Allora, clicco qui che c'è scritto Continua. Ok, adesso mi viene detto di andare a mettere 100 g di zucchero. Vado a togliere il coperchio del boccale, clicco tara e metto a zero la mia bilancia e quindi vado a pesare tutti i 100 g di zucchero. Una volta messi all'interno tutti i 100 g di zucchero, vado a cliccare qui che c'è scritto avanti. Ok, ora mi viene detto di aggiungere appunto o mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia o un cucchiaino di zucchero vanigliato o la scorza del limone. Io vado a mettere la scorza, la metto tutta e vado a cliccare avanti. Vado a mettere 40 g di farina, sempre con l'opzione bilancia. Clicco avanti. Ok, ora viene detto di posizionare il misurino, quindi prima dobbiamo andare a mettere il coperchio e poi possiamo mettere il misurino. E avanti. Allora, qui viene detto ruotare la manopola fino alla velocità 7. Allora, mi sono avvicinata così potete vedere meglio. Allora, innanzitutto sono già stato impostato il tempo, quindi 20 secondi, che è già stato impostato dal bimby. Qui viene detto ruotare la manopola fino alla velocità 7, quindi dobbiamo ruotare questa manopola a questa velocità. Comunque qua potete vedere una piccola freccettina. Che vi indica proprio dove dovete arrivare e ora vado a ruotare. Ok, seleziono avanti per continuare. Ok, riunire sul fondo con la spatola. Ora sto andando a riunire tutto sul fondo. Dopo aver riunito, clicco avanti. Allora devo andare ad aggiungere 500 g di latte. Clicco avanti, ok. Ora dice inserire 2 uova, vado a metterle.
Vado avanti. Posizionare il misurino. Qui viene detto solo il misurino perché il coperchio del boccale potete anche lasciarlo sul bimby e inserire gli ingredienti da lì. Io però lo vado a togliere. Ok, avanti. Come ho detto prima, il tempo già è impostato dal bimby. Questa volta sono stati aggiunti anche 90 gradi, sono già stati messi dal bimby e vado a posizionare a velocità 4. Qui viene detto ruotare la manopola fino a velocità 4 e quindi vado a ruotare. Allora, la crema è pronta. Qui viene detto trasferire la metà della crema in una ciotola. Questo servirà per andare a fare la variante al cioccolato. Io non farò la variante al cioccolato, lascerò la crema semplice, quindi vado a cliccare sulla casina. Qui viene detto stai preparando crema Bimby, esci, salva continua. Io clicco esci e siamo usciti. Ecco qua la nostra crema è pronta, ora la vado a posizionare in una ciotola per farla raffreddare meglio. Ecco qua la nostra crema dopo essersi raffreddata. Io ora la andrò ad utilizzare per andare a farci un semplicissimo dolce che ho realizzato, che ho qui. A breve troverete anche la ricetta per andarla a realizzare. Volevo dirvi che la ricetta della crema Bimby potete anche realizzarla senza il Bimby andando ad utilizzare le dosi che vi ho dato e ovviamente andando ad utilizzare il classico metodo per preparare la crema. E niente, io vi saluto, spero che questo video con il Bimby vi sia piaciuto e ciao e alla prossima, ciao!